do il benvenuto in questa seconda stagione del podcast Aggiungi Creatività, dove non sarò da sola. Infatti, in ogni puntata di questa nuova stagione intervisterò una persona. Parleremo di come la creatività è entrata nella sua vita e di come poi si è evoluta nel tempo. Questa puntata è disponibile anche in formato video, che puoi guardare sia su YouTube che su Spotify. Se vuoi ulteriori informazioni riguardo ai miei progetti, ai miei corsi online o alle guide gratuite, trovi tutto nei dettagli della puntata. Io ti auguro un buon ascolto. Ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata di Aggiungi Creatività, dove oggi andrò a intervistare Simona. Ciao Simona! Ciao, ciao, ciao a tutti! Anche Simona ovviamente è una persona creativa, lei si è dedicata alla tecnica wire già da un po' di anni, ma adesso ti chiedo di presentarti, dirci chi sei, cosa fai e poi parliamo della tua manualità. Ciao, sì, sono Simona di studio GeraWire Studio. Ho iniziato ad approcciarmi alla tecnica wire più o meno 3 anni fa e all'inizio è stato un po' preso come un hobby, e poi ho capito che in realtà era una cosa che mi interessava fare e ho cercato di rubare più tempo possibile alla mia quotidianità, appunto per cercare di impegnarmi almeno con costanza tutti i giorni, che fosse un'ora, 20 minuti o quello che, insomma, che riuscivo a togliere e insomma ho cominciato ad avere delle soddisfazioni e questo mi ha portato a proseguire. Giusto, anche perché effettivamente quando vedi un buon risultato poi sei più invogliata, no? Esatto, Hai più voglia di scoprire, di provare cose difficili. Tu hai fatto un percorso molto interessante, hai detto che hai iniziato 3 anni fa, quindi la pandemia un po' di più, sicuramente. quasi quattro, la primavera sono quasi quattro, sì. Quindi è stata per colpa della pandemia, immagino. Un Ma no, non caso. necessariamente, non necessariamente, è stato un caso. Ho cominciato a provare a giocare, diciamo, con il rame, sono entrata in un negozio, ho visto queste cose di rame, ho cominciato a guardare un po' su YouTube qualche tutorial, poi mi sono imbattuta nel tuo, che è stato fondamentale perché mi ha permesso di cimentarmi su. Cominciando con cose semplici, perché poi la frustrazione quando non vengono sia i tutorial che i progetti tuoi o qualunque cosa a volte ti fa fermare, no? Sono comunque le tonnellate, il materiale che è stato buttato, le ore, insomma, e dopo è frustrante. Però se uno capisce che fa parte del percorso, e io non l'ho capito tuttora, perché tuttora a volte mi incaponisco su cose che già so che non verranno, ma continuo a volerle sistemare, butto via del tempo e dopo ovviamente uno rimane frustrato, però ecco, basta sapere che fa parte del processo creativo e darsi pazienza, darsi tempo e andare avanti. È vero, questo è un tema che dobbiamo affrontare nel percorso creativo, ma in qualsiasi percorso, ovvero l'ostacolo dei pensieri Sì. un po' più cupi, un po' limitanti, che ti fanno dire forse non è la strada giusta, forse ho sbagliato tutto. Però, grazie anche a internet e a una comunità di persone che fanno queste creazioni, è possibile vedere che è un problema comune. Questo significa che, come hai detto tu, fa parte del processo. Io spero che anche queste tue parole possano confortare chi sta ascoltando e magari si trova in un punto difficile. Basterebbe far vedere lo scatolone pieno di fili di rame attorcigliati, buttati, lanciati. No, no. Dopo Bella idea, in dovrei vendere effetti quelli. potrebbe funzionare. Quindi, Esatto. persone all'ascolto, prendete come certo il fatto che a un certo punto non funzionerà come vorrete, No. però non succede nulla, anzi, magari ci sono momenti in cui non so se ti è capitato di fermarti per qualche giorno e Sì, riprendere.
In realtà sì, non per mio volere, perché appunto sono una persona che si intestardisce ed è peggio, ed è peggio. Dopo, per forza di cose, perché si va via o perché insomma si è obbligati a fermarsi e serve, perché la Vero. lontananza dal progetto, dal laboratorio, ci apre la mente. Tornando, poi si riprende o si lascia, perché poi bisogna avere anche il coraggio di lasciare quel progetto che non ci piace, non ci sta dando niente, lasciarlo da parte e poi magari riprenderlo più avanti quando saranno acquisite altre tecniche, perché poi non si è mai finito di imparare, no? Vero. E hai detto una cosa molto interessante, ovvero che a volte noi ci innamoriamo delle idee, delle nostre idee, ed è faticoso lasciarle andare anche se tutto ci sta dicendo, guarda, che quella Tutto. è la strada che devi fare adesso, perlomeno. Però Sì. diciamo che è una qualità che bisogna imparare. Perché altrimenti veramente perdi troppo tempo su una cosa e è un peccato, ecco, magari è meglio fare altro. Io ti Esatto. volevo chiedere, oltre alla tecnica wire, prima di conoscere la tecnica Sì. wire, facevi qualcos'altro sempre di creativo che non fosse legato alla creazione di gioielli? No, sono creativa nella vita, dal modo di vestirsi, però no, in realtà non ho mai avuto hobby, non ho mai avuto il tempo, non ho mai avuto la possibilità. Poi la mia vita, è cambiata, ho avuto altre possibilità e mi sono permessa anche di capire, che c'era qualcosa al mondo che mi piaceva fare, ecco, insomma, di dedicarmi a delle passioni che a volte. Non si ha tempo di soffermarsi a pensare o a provare. Siamo presi dal lavoro, dalla fretta. È un peccato. È vero, a volte bisogna mettersi un po' di impegno nel cercare un qualcosa che ci fa stare bene, perché poi Esatto. è quello. E tu hai detto prima che addirittura ti dedichi quasi tutti i giorni alle creazioni. Sì, adesso sì. Complimenti per la costanza. È stata una scelta adesso da quando ho deciso da questo mese praticamente, ho deciso di, anche prima, però prima era tutti i giorni, è vero, ma magari 20 minuti, mezz'ora, un'ora è importante, però era poco. Adesso in realtà riesco a fare anche 3, 4 ore, 5 ore tutti i giorni, perché faccio questo, alla mattina impegno su questo e mi sono creata il mio laboratorio e Che spero di bello. riuscire a combinare qualcosa. E lo avresti mai immaginato 4 anni fa quando hai iniziato? No, perché quando sei alle prime armi ti emozioni per una piccola spirale dritta, però non è che non basta quello. E dopo invece mi sono imbattuta appunto nei tutorial giusti, nei progetti giusti, nei corsi giusti, e tutto questo è diventato possibile, insomma, con Che la bello. tecnica, lo studio, l'esercizio, perché poi ci vuole anche questo, c'è un'idea romantica di tutto quello che ci piace fare, però a un certo punto bisogna comunque anche fare esercizio, perché se no la manualità, io vedo anche quando mi fermo 2 o 3 giorni per qualche motivo. Si fa fatica anche un gioiello che tu stai facendo e che quindi è tuo, sai cosa devi fare, non sei più capace, devi lo prendi, dici ma cosa stavo facendo? Penso che sia così, penso che sia normale, non lo so, la manualità quando viene interrotta. Assolutamente sì, io che combatto tra due tecniche, spesso ho dei periodi in cui sono concentrata su una e poi per riprendere l'altra fatico. Esatto. Fatico e devo riprendere, cioè, ad esempio con la tecnica wire, le tessiture sono una cosa che devo iniziare a fare pian piano, non posso dopo 2 mesi prendere i fili e iniziare a Esatto. fare una tessitura con 5 fili di base. Ed è per questo proprio che ho scoperto che serve più costanza che quantità di tempo. Poi, se uno riesce e ha modo, che ben venga, Meglio. però è importante essere costanti perché la manualità ha bisogno proprio di allenarsi.
al di là della creazione che viene bene o male, però c'è quello che hai detto tu, l'esercizio alla base. Poi pian piano il resto viene da sé. E tu sei con me nel corso di Progetto Gioielli da un anno, o sì, Sì, non mi più o ricordo meno. quando fosse partito, però sì, è un anno. Lo scorso anno è partito a maggio, quindi Esatto, a maggio sarà un quasi un anno. anno. E come ti sei trovata e secondo te che cosa ti ha dato Progetto Gioielli? Allora, è stato molto importante per me e mi ha aiutato a capire quali fossero le basi per impostare un lavoro e mi ha permesso di acquisire delle conoscenze necessarie. Anche solo per assemblare un gioiello, perché poi quando uno non inizia, inizia con piccole cose e poi dopo non sa come andare appunto a finirle e a farne un gioiello finito. E il progetto Gioielli ha tutte le informazioni necessarie anche per la minuteria, i perni, tutte cose che sono necessarie e quindi è stata la svolta fondamentale. E ti ringrazio. Grazie a te, sono molto contenta di questo. E una cosa che ho notato guardando le tue creazioni, ma più in generale il tuo profilo Instagram, tra l'altro alle persone che stanno ascoltando, voglio ricordare che nella descrizione di questa puntata trovate i suoi riferimenti. E in più, se guardate la puntata da YouTube o Spotify, adesso vedrete le creazioni di Simone, qua in sovraimpressione. E una cosa che si nota tanto è che tu hai uno stile ben preciso, nel senso che io, potenziale cliente o comunque persona che ti conosce, so esattamente cosa aspettarmi perché cioè, vedo una creazione e posso dire quella è di Simona. È uno studio che hai fatto o ti è venuto naturale trovare queste combinazioni di colori, questa modellazione di filo? No, in Cos'è realtà che io non, ti... non deve essere proprio un'impronta mia perché io non so mai come finirà una cosa che inizio. Non so se è una bella cosa, però io provo a fare progetti, ma non riesco mai a concluderli perché l'istinto o la creatività, non so, chiamiamola come vogliamo, mi porta sempre a cambiare sul più bello quello che io stessa avevo già progettato. Quindi questo mi porta a volte a buttare via tutto, perché è chiaro che poi a volte invece sono soddisfatta e quindi non so, in realtà mi fa piacere che ci sia questa impronta, ma non è studiata. Quindi è venuta L'hai vista tu, naturalmente. io non me ne ero accorta. No, si vede, si vede. Si vede, ok. E quindi sì, a volte cerco di fare creazioni un po' più complesse, a volte cerco di fare cose anche più semplici, anche per un discorso poi di vendita, no? Perché quando poi si fanno cose molto pesanti, a me piacciono le cose pesanti, uso fili grossi perché è quello che indosserei io, semplicemente. Però mi rendo conto che si raggiungono meno persone, perché poi in realtà non è una cosa che piace a tutti. E quindi poi io ho cercato anche di fare qualcosa di più semplice che potesse essere più commerciale. Non so cosa il tempo mi darà ragione su una cosa o sull'altra, poi vedrò. Certo, poi sicuramente la cosa che ti aiuterà è proprio continuare a seguire quello che ti dice la tua manualità nella creazione dei gioielli, perché un conto è proporre delle cose diverse che creano confusione anche a chi guarda, un conto invece è avere un filo conduttore. Poi se la creazione di per sé è più ricca o un pochino più minimal. Se però parlano entrambe la stessa lingua, secondo me, può essere davvero molto d'aiuto, molto d'impatto a livello di vendite in generale, di mercatini o quello che sarà. Quindi, non ho dubbi che avrai il modo di capirlo. E più che Speriamo. altro, ecco, volevo chiederti appunto se hai intenzione di fare mercatini e come eventualmente ti approcci a questo tipo di Allora, vendita. sì, ho intenzione di farne, per ora, siccome ho appena iniziato, appunto da un mesetto, a dedicarmi solo a questo.
Chiaramente non ho abbastanza materiale ancora da portare ai mercatini, perché per me fare una collana, ci vogliono almeno un paio di giorni, anche tre, e quindi ci vuole tempo per crearsi un magazzino. E quindi adesso la mia intenzione è fare un po' di materiale. E poi, vabbè, sono già iscritta a qualche agenzia che mi manda gli eventi, insomma, che ci sono vicino a me. Ho un'amica che già fa questo mestiere, già una creativa, quindi già da anni frequenta, fa un'altra cosa, però frequenta i mercati, quindi mi darà sicuramente una mano. E basta, mi sono già informata sui gazebo, sui tavoli, le cose proprio anche più pratiche. E appena avrò abbastanza materiale, comincerò a portarlo in giro. Per ora qualche lavoro ce l'ho in un negozio che ha aperto da poco, di una mia cara amica, e sono già state fatte abbastanza vendite, devo dire, soprattutto era Natale, quindi era più semplice. E quindi ho già avuto qualche soddisfazione e vediamo. Bene, sono contenta. Effettivamente tu hai detto ci vuole tanto per fare una creazione. Quello che fai tu si vede che è molto impegnativo perché ho visto anche, ad esempio, le catenine dei pendenti sono fatte da te con degli elementi molto piccoli. Io queste cose le apprezzo tantissimo, come già sai. Impazzisco quando c'è la minuteria fatta a mano. E ti vede la precisione e quanto lavoro effettivamente c'è. Solo per fare una collana, cioè solo proprio per la catenina, quanto ci vuole. È il più, forse è quello che serve più tempo per fare, perché poi penso che sia sempre importante andare a, come tu insegni, andare a guardare il dettaglio, quindi soprattutto che non punga. Io poi quando faccio una collana la indosso un paio di giorni, devo dire la verità, perché devo rendermi conto se entra nei capelli, se punge, se è una cosa alla quale tengo, perché poi in realtà è fondamentale e quindi perdo ancora più tempo perché poi c'è sempre qualcosa che non va, quindi si va sempre comunque a riprendere, a riossidare, perché poi io, come hai visto, uso sempre solo rame ossidato e mi piace molto e quindi poi dopo è un processo in più da andare a riprendere, però va bene, la soddisfazione finale ripaga. Ci credo. E questa attenzione ai dettagli sicuramente verrà notata anche dalle persone che si avvicineranno al tuo banchetto, ne sono sicura. Hai detto una cosa molto interessante a cui spesso non si fa attenzione, soprattutto da chi inizia, soprattutto per le persone che iniziano ora ad approcciarsi o alla tecnica wire o in generale alla creazione di gioielli, ovvero quello di testare il gioiello, perché noi non è che facciamo una creazione, facciamo, non so, una scultura che prende, che fai e sta lì per sempre e nessuno la tocca. È una cosa che va indossata, e specialmente in creazioni come le collane, gli anelli, che sono molto a contatto con la pelle, è importante fare le giuste analisi. E a me capita diverse volte di vedere delle creazioni magari fatte benissimo, dove le persone mi chiedono dei consigli e dico: guarda, l'esecuzione è ok, però attenzione, cioè un anello, se me lo fai solo con una spirale, un filo sottile, quello ti si apre tempo zero, perché Esatto, le esatto. mani le usiamo per tutto, le metti in tasca, in borsa, quindi lo studio della struttura deve essere fatto anche in base a questo, come se non bastasse solo pensare all'estetica. Esatto. Esatto, è uno dei motivi per cui io uso fili più grossi. So che beh, sicuramente è una questione estetica che potrebbe anche penalizzarmi. Però io sono sicura, li tiro, cerco di distruggerle da sola perché devo essere sicura che non si spacchino. Poi è chiaro, un gioiello nel lungo tempo potrebbe rompersi, questo è chiaro. Più che fornire la mia disponibilità ad aggiustarlo, dare il numero di telefono e tutto, non posso fare. Penso che sia l'unica cosa che possa fare. Però ecco, uso fili un po' più spessi perché voglio essere sicura che duri nel tempo, perché è giusto e.
soprattutto se è un regalo, insomma, mi dispiacerebbe dopo un mese che si rompesse, insomma, mi dispiacerebbe molto e quindi cerco di evitarlo. Assolutamente, è molto molto importante. Un'altra cosa che si nota dal tuo profilo è che sei un amante delle pietre. Ti va di parlarci di questa passione e di come effettivamente si abbini perfettamente alla tecnica wire? Ma è tutto iniziato sempre con l'approccio alla tecnica wire e l'approccio alla creazione dei progetti di gioielli. Prima sì, mi piacevano, le avevo in casa, ma non ne facevo un uso smodato. Poi invece mi sono resa conto che per variare le creazioni, per poter fare forme diverse, insomma, era necessario avere tante forme di pietra diverse, a goccia, a cabochon, con fori laterali piuttosto che. E quindi ho iniziato a cercarne sul web, perché purtroppo poi non si ha molto accesso fisico a questo mondo, e niente, ho i miei fornitori, diciamo, fidati, e quindi anche quando non dovrei ne compro, così ne ho un po', però non sono mai abbastanza, ecco, perché si possono usare tantissime pietre per fare una collana e quindi farne fuori tantissime, come usare solo qualche piccolo dettaglio e farle durare di più, però diciamo che vederne tante stimola ancora di più la creatività, no? Perché puoi permetterti di fare tante cose e quindi piano piano ne ho comprate un po' e le ho lì e mi piacciono, sono belle. Sì, si vede, si nota. Come ultima domanda ti chiedo, quali sono i tuoi progetti futuri? Quali sono più che altro i tuoi obiettivi? Cosa vorresti ottenere grazie alla tua manualità, alle tue creazioni? Ma niente di speciale, mi basterebbe che venissero apprezzate, mi renderebbe felice vedere gente che le compra, e basta, non tanto di più. Insomma, mi basta passare del tempo nel laboratorio, ecco, anche per quello, anche vorrei che questa passione potesse rendermi anche il tempo che ci metto. A me piace solo stare nel laboratorio, fare le mie creazioni, quindi venderle per poter continuare. Tutto qua. Non è assolutamente così scontato, è un bel progetto, è un bell'obiettivo e sono sicura che continuando così, ma già con i mercatini vedrai dei risultati. Poi, anzi, fammi sapere perché tanto ci Certo, scriviamo. ovvio, ovvio. E vuoi aggiungere qualcosa che non ti ho chiesto, qualche consiglio, qualcosa che vorresti dare alle persone che iniziano ora o che semplicemente stanno lavorando con la tecnica wire? Di darsi tempo e di non avere fretta. Tutto qua. È vero. E questo si abbina perfettamente a tutte le persone che si avvicinano a me, partono da zero e mi dicono: io voglio incastonare le pietre. Si Questa è può la frase provare, ideale. io continuavo così, però continuavo a buttare via cose e rimanevo frustrata ed era ancora peggio per me. E invece magari cominciare con le piccole cose, imparare a fare gli anellini, imparare a fare i perni, imparare a fare, non so, imparare a fare una catena, questa ti piace? Magari imparare a avere manualità su due o tre cose di base, sulle quali poi sviluppare piano piano altri piccoli progetti, non partire dall'alto, perché tutto si può fare, però questo creerebbe della frustrazione, ecco. Lo continuo a ripeterlo, ma perché è vero, credo che sia la cosa che più rischia di bloccare, e quindi. Assolutamente, bisogna fare piccoli passi, poi magari se c'è un progetto che vi piace potete provare, però ecco, l'importante è non demoralizzarsi subito e come hai detto tu ci vuole tempo, Sì. dobbiamo darci tempo.
Poi è un percorso infinito, quindi la bellezza della tecnica wire, ma di qualsiasi tecnica creativa, è che non si finisce mai, quindi il percorso può durare veramente anche tutta la vita. È infinito, è infinito. Esatto. Grazie mille Simona, sono contenta Grazie a voi, grazie a te. di averti Tanto. intervistata, di aver dato un volto alla persona che segue il mio corso, ma in generale che risponde spesso anche alle newsletter. Quindi io vi conosco sempre tramite parole, invece potervi vedere è diverso. Grazie Grazie mille e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! a te. Ciao.